studio, allora, con un ospite davvero speciale, Pamela Villoresi, eccoci qua, benvenuta ai nostri grande studi. Grande attrice, io poi la ritrovo, Vito, tu non lo sai, io e Pamela Villoresi abbiamo condiviso un'esperienza bellissima insieme, televisiva. Bellissima. Che avete fatto insieme, sicuramente? Mille e una donna, poi tanto sicuramente ne parlerà con il nostro intervistatore, quindi non dico niente. E allora noi, per dare un po' il benvenuto alla nostra ospite, abbiamo scelto di raccontare le sue qualità, i suoi pregi, il suo talento attraverso, come dire, le opinioni, le parole di altre persone che ovviamente la conoscono. Allora andiamo a vedere questo brevissimo servizio e poi torniamo in studio. Only è instancabile, cioè veramente instancabile. L'ho vista nuotare per chilometri e chilometri nel mare, io annaspavo. L'ho vista arrampicarsi sulle montagne, cioè non è una favola, non è una fantasia. Io non sono mai stata un uomo. Lei non è nemmeno una donna. Sono sempre stata una donna. Dai, su, non dire sciocchezze. Lei non è nemmeno una donna, perché è una donna bionica, nel senso. Non ha moralità, non cambia carattere, no? Se le cose, insomma, c'è sempre un po' di stanchezza, tutti noi, no? Abbiamo un po' di stanchezza, un po' di malessere. L'ho vista recitare con 38-39 di febbre, con la gola che non respirava, le punture fatte di cortisone. Cioè, ha un'energia, un entusiasmo, un'anima bambina, che è un po' il segreto del nostro mestiere. Un difetto è troppo, nel senso che delle volte uno dice per favore un po' di pace, cioè freniamo un attimo, riposati un momento. Allacciate le cinture, signori, turbolenza nell'aria. Ed eccoci qua, sempre in studio con Pamela Villoresi. È d'accordo con quello che abbiamo appena sentito oppure no? Sì, mi dicono che sono caduta da piccina in una pentola di radioattività come Obelix nella pozione magica. Quindi e che ho molta energia, ma io credo che in realtà la verità sia anche che io ho delle pulsazioni del cuore molto basse, sono bradicardica, per cui più faccio sport, più mi agito, più e più in realtà io sono in tono, credo che questa sia una delle spiegazioni. Poi dopo è vero che per esempio io nel dormiveglia del mattino vince la voglia di essere sveglia per vedere che tempo fa, per vedere che devo leggere il mio libro, perché devo fare colazione, per cui in realtà come sono nel dormiveglia io preferisco svegliarmi, non dormo tantissimo infatti, ma non perché non ho sonno, perché mi annoia. Non svegliamola troppo. Non svegliamola troppo, perché adesso ne racconteremo, noi c'è questa nuova, diciamo, forma di intervista, cioè far raccontare i nostri ospiti attraverso i colori, giusto Sì, Gabriella? Adesso perché sappiamo che i colori fanno parte della nostra vita, cioè tutti sappiamo che esprimono stati d'animo, momenti, episodi anche della nostra vita. Allora noi qui abbiamo identificato alcuni colori attraverso cui sveleremo i nostri personaggi. Allora, il rosso innanzitutto, che è il colore delle passioni. Il giallo, il colore delle ricchezze, naturalmente non solo materiali, anche spirituali, di amicizie, tanti sono gli esempi. Il verde, il colore del futuro. L'azzurro, il colore dell'equilibrio. Il viola, il colore delle ferite. E tra poco scopriremo qual è il colore dello stato d'animo del nostro ospite in questo momento della sua vita. Andiamo a rivedere velocissimamente con questa brevissima sigla che riassume e fa capire a tutti, insomma, quello che stiamo per fare. Andiamo insieme. Rosso, le passioni. Verde, il futuro. Azzurro, l'equilibrio. Viola, le ferite. Giallo, il colore delle ricchezze. Allora, Pamela Villoresi, lei ha ascoltato il significato che abbiamo attribuito ad ogni colore. Dove pensa che si trovi la sua vita in questo momento? In che colore? Ma la mia vita si trova normalmente nel bianco, ma non l'avete citato. ci ha spiazzato. In questo momento. In questo momento, però, se dovesse scegliere un colore?
pavia, diciamo giallo, va? Il giallo, nelle ricchezze. Bene, l'intervistatore... Sì, non che ha... non sono quelle economiche, no, purtroppo, no, 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 sia abbiamo chiaro. Abbiamo specificato anche prima. Allora, l'intervistatore non ha sentito la sua risposta perché è fuori dal nostro studio e lo scopo dell'intervista è proprio capire di che colore è lo stato d'animo del nostro ospite in questo preciso momento. Quindi non deve sapere il nostro intervistatore il colore che l'ha scelto, perché tocca a lui scoprirlo. E allora andiamo a vedere, innanzitutto facciamo entrare il nostro intervistatore, che è il nostro collega Michele Sciancalepore. Eccomi. Eccoci. Benvenuto. Qua. Benvenuto. Buonasera. A te la parola, Michele, vai. Ciao. Sì, sono entrato. Ciao Pamela. Ciao Michele. Oddio. Perché io sto qua, tu sei là? Vieni su. O vengo io giù. Allora, Pamela Villoresi. Eclettica. Una forza della natura, queste cose già le sappiamo. La donna bionica, lo sappiamo. Abbiamo sentito. Wonder Woman. Quindi dico subito, il colore della tua vita è... arcobaleno. No, vabbè, sto scherzando. No, guarda che però ci sei andato vicino. Però aspetta, il gioco non è appena no, iniziato. Non, l'ho detto, non mi dire non nulla. Non dico eh? Il colore, avrei detto bianco, ma non c'è. Ecco. E il bianco è l'insieme dei guarda, colori. E mi hai letto nel pensiero, perché la prima domanda che ti volevo fare era di colore bianco. Cioè, nel senso, l'insieme dei colori. Vabbè, allora andiamo per ordine. E invece non c'è. Il gioco è un altro. Il gioco è indovinare, intuire, dedurre dalle tue risposte qual è in questo momento della tua vita il colore predominante, proprio in questo momento. Allora, tu sai, io ho 5 colori a disposizione: rosso, azzurro, verde, giallo, viola. Ti hanno già spiegato: rosso le passioni, azzurro l'equilibrio, verde la speranza e il futuro, giallo le ricchezze materiali e spirituali, viola le ferite. Attraverso le tue risposte cercherò di insomma entrare un po' nell'animo tuo, nella tua mente, e quindi capire qual è il colore della tua vita in questo momento. So che sarai sincera. So anche però che sarà un compito difficilissimo quello di arginarti, perché sei un fiume in piena e quindi insomma cercherò di entrare a gamba tesa ogni tanto ed interromperti. No, tu dimmi sempre, hai tot secondi, io sì. Mi nego. Allora, il cronometro già si è mangiato un minuto e mezzo abbondante. Allora, partiamo con questa domanda, che è di colore rosso. La poesia è un grande viaggio alla ricerca di uno sguardo, quello sguardo che solo le donne posseggono e che ci introduce nel punto più segreto del mondo. Queste sono parole di Roberto Benigni, che tu conosci molto bene. E la domanda di colore rosso è: c'è una parte di te segreta, una sfera intima, un giardino nascosto nel quale non hai mai fatto entrare nessuno e che è inaccessibile anche alle persone che ami? No, assolutamente no. Ogni sera lo do a chiunque mi venga a ascoltare a teatro. Anche a teatro, dici? Ma sì, nella tua vita privata uguale? Sì, insomma, no, cioè... anche. Sì, il mio è un giardino con le porte aperte. Bene, mi piace, cominci tutto terrorizzato, quindi sei ipersintetica. Perfetto, vado avanti con un'altra domanda. Insisto sulle passioni, sui sentimenti, quindi ancora il colore rosso. Allora, prima dicevo che sei una donna bionica, no? È una sorta di Wonder Woman, però un limite ce l'hai, io me l'hanno confessato, mi hanno rivelato che soffri terribilmente il freddo e al primo spiffero di aria frizzantina ti infili in un sacco a pelo, no? O quasi. Se la persona che ami ti chiedesse, come prova di amore, di fare un viaggio al Polo Nord, tu che cosa gli diresti? Vuoi fare una risata? Sono tornata ieri sera da Helsinki, ho fatto le passeggiate sul mare ghiacciato meno 19 perché il mio fidanzato mi ha detto: dai, sono lì per lavoro, perché non mi vieni a trovare? Quindi vedi, la risposta era automatica. Ma io sono freddolosa un po' sui generis, perché il mare, che è il mio vero amante, il mio amante azzurro, io devo fare il bagno sempre, come lo vedo, mi richiama. E il primo gennaio, che è il mio compleanno, io faccio sempre il bagno in mare in Italia.
E ma quindi, in quale mare, scusa? In mare. Sì, ma dove ti trovi? Tirreno, sì. E quindi sono relativamente, diciamo, freddolosa. Io faccio il bagno anche nel mare d'inverno, quindi... però quando sono fuori casa le tournée sono lunghe. Se ci sono gli spifferi in teatro oppure gli alberghi sono freddini, ecco, mi prende, come dire, il freddo all'anima, che è un po' diverso. Bene, allora guarda, le tue prime risposte mi hanno già illuminato molto. Comunque andiamo avanti. Adesso io vorrei passare al colore giallo, quindi al colore delle ricchezze. E la domanda questa è abbastanza seria e impegnativa. Io so che, cioè, credo di sapere che il tuo rapporto con la fede, se lo dovessi sintetizzare in due parole, userei queste due parole esattamente, cioè cammino e ricerca, incontro. Anzi, tre parole: cammino, ricerca e incontro. Sappiamo benissimo, cioè sappiamo, lo dico a chi non lo sa, che tu da anni porti avanti questa ricerca, si concretizza anche attraverso un festival di spiritualità che si intitola Divinamente, che da anni porti avanti con molta fatica, non perché non ti va di farlo, anzi fatica perché concretamente bisogna sempre, insomma, trovare mezzi e sostegni. Allora volevo chiederti questo: tu hai mai vissuto il rischio di spettacolarizzare la fede, cioè di sfruttarla in modo opportunistico? Hai vissuto questo rischio, e se l'hai vissuto, come l'hai superato ed evitato? Guarda, io ho cominciato a commissionare cose a tema spirituale, quindi a fare recital e a proporli ai teatri quando veramente non andava di moda, mi pigliavano per pazza. Era anche un po' stigmatizzato il fatto di occuparsi di fede. Ho tenuto duro e ce l'ho fatta. In realtà adesso sì, faccio il festival perché penso che sia un'occasione di comprensione, di conoscenza e quindi di fratellanza. Anche se ci sto rimettendo, a proposito del giallo, molte soldi personali per cui non mi arricchisco per niente, ci rimetto perché le istituzioni sono assenti in questo momento, poi proprio non c'erano nemmeno fisicamente, per cui interessi passivi, pagamenti che non arrivano, veramente ci sarebbe da mollare, ma non mollerò. È molto complicato. Ne ho però tanto quando lo realizzo. Tu, gli artisti che vengono a parlare del loro percorso spirituale, dei loro dubbi, dei loro percorsi, dei loro successi, delle cose che hanno patito spesso anche, certo, a causa delle religioni nei vari paesi in, certo, cui vivono, e anche questo è un aspetto. È così importante questo che poi mi fa andare oltre. Non penso di averlo mai sfruttato veramente, penso però che se questa è un'esigenza mia personale autentica e qualche volta una mia ricchezza, penso che questo, così come il mio giardino è aperto, lo sono anche i miei percorsi, sia giusto che io lo porti nel mio lavoro, perché sono le cose che ho voglia e che posso e che so dire agli altri. Quindi una vera offerta, e quindi questo rischio proprio, insomma, l'hai bypassato completamente attraverso quello che hai spiegato, è chiarissimo. Adesso invece cambiamo colore, vado sulla domanda, sul colore azzurro, che è quello dell'equilibrio, dell'armonia, dell'equilibrio. E per valutare il tuo senso dell'equilibrio io vorrei fare la domanda, però introducendola attraverso un filmato che vediamo insieme, un brevissimo filmato, vediamo. Il mio talento, piccolo o grande che sia stato, vivrà ancora un poco nella memoria di quanti mi hanno applaudita, poi sarà l'oblio. La nostra arte di teatranti muore con noi, ma faceva parte del gioco. Del resto io nella vita non avrei potuto essere altro che un'attrice. Questo è tratto da un monologo, cioè monologo, dal ruolo di Margot Cheney che hai fatto appunto nello spettacolo Eva contro Eva di recente, e in questo momento c'è questa identificazione fra il personaggio e Pamela Villoresi, tant'è vero che si può tranquillamente affermare che le cose che dici in quel frangente sono anche quelle che pensi come persona, non solamente nel ruolo del personaggio, quindi nient'altro che l'attrice nella tua vita. La domanda di colore azzurro, quindi sul tuo equilibrio, è:
quanto ti ha aiutato questo mestiere nel tuo equilibrio psichico e quanto invece magari, non lo so, ti ha destabilizzato? Ma sicuramente io sento tante persone della mia età, io ho 56 anni, ma anche più giovani, che dicono avrei voluto, però ormai. Il che mi fa una grande paura, perché sembra che ci sia un divorzio, una dicotomia fra ciò che vivono e ciò che invece erano, diciamo, le aspirazioni, i sogni segreti. Io in questo senso sono sempre andata d'accordo, non ho mai divorziato dalla mia vita. La mia vita mi piace quello che faccio, quello che leggo, mi piace andare in scena la sera. Certo, non mi piacciono spesso le fatiche, appunto le istituzioni assenti, insolventi nei debiti che hanno con i cittadini, questo non mi fa piacere. Oppure viaggiare col freddo, questa è un'altra cosa, sono i sacrifici che si fanno. Ma io quando vado in scena la sera penso che è esattamente quello che voglio fare, che volevo fare. Le persone che frequento sono le persone che mi piacciono e che vorrei frequentare. E quindi in realtà io ho un matrimonio solido con la mia vita, nel senso che è esattamente quella che voglio vivere, più o meno, salvo le difficoltà. L'equilibrio più difficile, diciamo, che ho dovuto cercare è che il teatro mi portava spesso fuori casa. E un'altra cosa che però ero sicura di voler fare nella vita e che ho fatto e che non avrei, alla quale non avrei rinunciato per nessuna ragione al mondo, era fare la madre, avere dei figli. E queste due cose da tenere in equilibrio, diciamo, sono state forse la cosa più difficile. Questo mestiere aiuta a stare in equilibrio, perché si può sfogare in palcoscenico tutto quello che si è poco, ma anche gli aspetti che ci piacciono di meno, non so, la cattiveria, la vanità, uno li può sfogare in scena e non ha bisogno di appestare il prossimo, come invece succede qualche volta ai comuni mortali, che questo sfogo non ce l'hanno e hanno bisogno sempre di fare una rappresentazione. Vabbè, di bisognerebbe sé. Ognuno farsi un piccolo palcoscenico dentro casa, così quando è il momento, insomma, va lì e recita la parte quella più negativa. Allora, per il momento non ho ancora toccato altri due colori, cioè il verde, il futuro e il viola. Partiamo dal viola adesso, una domanda sulle ferite, sulle cicatrici. Tu hai iniziato da ragazzina, praticamente a 18 anni, al Teatro d'Europa con Giorgio Strehler, no? Quali e quanti ferite ti porti in tutti questi anni, magari ti porti ancora dentro, tutti questi anni di teatro? C'è qualcosa che ti brucia dentro, che non sei ancora riuscita ad elaborare, una risposta che avresti voluto dare e che in quel momento non ti è venuta? Guarda, nonostante io penso che la mia carriera sia stata una carriera generosa, penso comunque però che per le donne lo è ancora molto meno che per gli uomini. Se pensiamo ai nostri teatri stabili, sono tutti in mano a uomini. Le cose che io ho fatto come regia o direzione artistica, veramente le devo lottare col sangue, con una forza di volontà che uomini, penso anche, diciamo, meno valorosi sul campo di me, invece ottengono, perché la spartizione del potere è comunque maschile. Questo lo penso veramente. È un dato di fatto, è un dato statistico. Di fatto. E quindi in questo senso di non avere mai avuto niente, tra virgolette, gratis o niente facile, è un pochino un segno che ho dentro, un po' troppo qualche volta. Penso che mi sia stato riconosciuto meno di quello che, come dire, del valore aggiunto che potevo e che in parte ho portato a questo paese, ma che avrei potuto apportare di più se tutto non fosse stato così difficile. Lo dico pure, diciamo, dalla base di una ottima carriera della quale sono grata. Però questo dover sempre lottare con i denti per tutto è qualche volta una ferita, mi sembra sempre un po' di dovere, come dire, sempre di dovere ancora oggi dimostrare, lottare, qualche volta penso che sia un po' troppo, insomma un po' più di riconoscimento
penso che me lo meriterei e che mi farebbe anche essere un po' più serena. Come immaginavo, non è facile capire il colore della tua vita in questo momento, perché ogni risposta che mi dai dico va bene, ok, ci siamo, ho capito, invece mi devo ricredere. Guarda, ti dirò, ti posso aiutare? No, una cosa? Guarda, assolutamente no, perché no. Sennò poi dicono che, per carità, no. Poi interviene il notaio che non c'è, ma insomma. Beh. Allora, una domanda di colore verde. Avevo lasciato da parte il verde, il colore della speranza del futuro. Abraham Joshua Heschel, un ebreo che tu conosci fantastico. Molto bene, cassidico, era un fautore della meraviglia radicale, no? Sì. In cui lo stupore, la curiosità erano fondamentali per intuire il sublime, il divino. Bisognava vivere a bocca aperta, no? Diceva lui, e tu l'hai ricordato più volte. Cosa stupisce, meraviglia, cosa fa ben sperare anche nel futuro Pamela Villoresi? Cosa fa ben sperare nel futuro? Bisogna mettercela tutta in questo momento. Diciamo che ci sono poche cose che fanno ben sperare. Nonostante tutto, dai. No, penso che all'essere ottimisti non ci sia scelta, perché non ci si può arrendere, non ci si può arrendere intanto perché si hanno dei figli. Non ci si può arrendere perché così si fa ancora più contento il nemico, la sconfitta è doppia, e per cui vale la pena di lottare, anche perché poi è più divertente, anche se è più faticoso. Non ci sono tante cose che fanno ben sperare, ma noi ce la faremo lo stesso. Voglio dire, il mondo ce l'ha fatta in situazioni anche peggiori di queste. L'altra parte della domanda, la prima parte era sulla meraviglia. Cosa è che ti suscita meraviglia? Tutto, guarda, per fortuna è una dote questa che tu hai citato di Heschel, forse lo sai perché ne avevamo parlato, ma è una qualità, questa dello stupore, che come dice Heschel non va mai perduta. Se noi ci priviamo dello stupore davanti al mondo, davanti alla bellezza, davanti alla bontà, davanti a una giornata di sole che brilla per noi, o davanti a un bel paesaggio, cioè noi diventiamo dei cinici, veramente siamo finiti, siamo morti. Siamo morti dentro. Dobbiamo, come dire, secondo me, proteggere molto la parte che sa sempre meravigliarsi e che sa stupirsi. Per cui chissà questo futuro quanto ci stupirà, come sarà bello, ricco di novità. Senti, da un ebreo cassidico, da un grande cassidico a un altro cristiano, un cristiano doc, da Heschel a San Paolo, e quindi dal verde al giallo, un'altra domanda sulle ricchezze. San Paolo scrive che noi non dobbiamo mai privare nessuno della nostra attenzione, della nostra luce. E nel quotidiano proprio, un gesto eroico di un momento non è detto che riscatti una vita, non è detto. Tu riesci a donare la tua attenzione, nonostante l'impegno, anche il successo professionale, le fatiche professionali che rischiano di assorbirti magari anche totalmente? E se questo accade, quando è accaduto l'ultima volta? Ma diciamo sì, il mio lavoro è un lavoro di dono, appunto, come dicevo prima. Si rischia col mio mestiere di travolgere molto chi ti è vicino, perché abbiamo sempre delle priorità, o riteniamo di averle. Devo dire che è stato più col tempo che io ho imparato ad ascoltare. Prima ascoltavo solo quello che mi interessava. Però adesso credo di avere imparato molto di più ad ascoltare rispetto a prima. Sono molto meno sicura, ho molte meno certezze di prima. Per cui, diciamo, il dono di sé non è facile, l'ascolto continuo non è facile, e fare brillare, diciamo, la propria interiorità, anche se non è ricambiata, semplicemente perché è un nostro dovere fare così, perché è giusto fare così, è appunto uno delle sette,
come si chiama, spirituali, che è appunto quello di avere pazienza con le persone malevole e di, come dire, far splendere il nostro sole, la nostra parte di solarità o di divinità, comunque e su chiunque. Beh, questo per me è un obiettivo, non ci sono mica riuscita magari. Però e anzi, spesso costante. Quando non ci riesco, quando sono portata ad avere reazioni, poi mi rimprovero assai. Ci stai male. Però diciamo che sì, l'obiettivo è esattamente quello. Pamela, abbiamo poco più di 5 minuti per concludere l'intervista, c'ho ancora tante domande. Allora adesso comincio a chiederti nuovamente il tuo grande dono di sintesi che possiedi. Allora, ho bisogno di aggiungere un altro tassello al colore della speranza, al colore verde. Non so se prima l'ho detto, comunque l'ho fatto intuire, tu sei nata e cresciuta a Prato, anche dal punto di vista proprio culturale, teatrale, no? Hai cominciato lì a frequentare il teatro, a respirare l'aria del teatro insieme ad altri aspiranti attori come erano Roberto Benigni, Saverio Marconi. Ma oggi tu consiglieresti a una delle tue figlie di fare questo mestiere? A una delle mie figlie non tanto, perché... O un figlio in generale, per insomma. Per un po', insomma, è difficile uscire dalla condizione di figlio di quando uno fa lo stesso mestiere. Per cui non lo so. Però sì, se uno ha quel talento lì, ha ricevuto quei talenti lì, è suo dovere farli fruttare. Certo, consiglio di farlo nel modo più professionale possibile, attraverso le scuole più serie, più riconosciute, e di mettere pietra su pietra, perché sono le carriere costruite pietra su pietra, sono quelle più difficilmente scalzabili dall'ondata delle mode, dall'ondata delle favorite, eccetera, eccetera. Per cui una carriera solida è quella che dura col tempo, quindi consiglio di farlo con serietà, ma perché no? Certo, lo consiglierei. Al di là delle difficoltà particolari e contingenti, insomma, che riguardano proprio questo settore in questo periodo. Vado sull'azzurro, quindi sull'equilibrio. Come reagisci, una domanda secca, anche abbastanza brutale se vuoi, come reagisci di fronte alla sofferenza fisica e psichica tua o delle persone che ami? Beh, la sofferenza delle persone che amo mi è abbastanza intollerabile e tendo sempre a cercare soluzioni e a spendermi per le soluzioni. Qualche volta, come dice il saggio, ho fatto il male e non il bene che volevo. Chiedo scusa a chi l'ho fatto e al mondo per questo. Sono, diciamo, ferite che a mia volta sento, quelle di non aver fatto sempre il bene che volevo, ma qualche volta il male. Sono le cose che mi pesano di più. Rispetto al mio, sono abbastanza una schiacciasassi, cerco di, come dire, sempre di guardare avanti. Stringere i denti e non far pesare. E di pensare che passerà. Grazie, perché con una risposta in realtà hai toccato anche un altro colore, quindi mi hai sicuramente risparmiato un'altra domanda sul colore viola. Allora, non ho dimenticato il colore delle passioni che avevamo avviato all'inizio, quindi torno sul rosso, vado a una terza domanda di colore rosso. A tale proposito però io invito la regia a mandare un filmato, ma è il filmato intitolato La vita. E adesso capiremo perché. La vita è un'opportunità, cogliela. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo.
Ecco, era l'inno alla vita di Madre Teresa, tu lo vivevi in qualche modo all'interno di una delle edizioni di Divinamente. La domanda è questa, sei costretta a scegliere, quindi so che è una domanda limitativa, però sei costretta a scegliere, per Pamela Viloresi la vita è opportunità, bellezza, sogno, sfida o dovere? Ma perché devo scegliere tutte queste cose? tutte queste cose. Niente, ti rifiuti di scegliere. Ma sì, perché è un'opportunità, evidentemente è quotidianamente un'opportunità, anche le cose spiacevoli che ci capitano sono un'occasione, no? Per capire qualcosa in più, per dimostrarci qualcosa in più, per dimostrare che ce la facciamo. È bellezza perché ogni giorno è bellezza. L'abbiamo detto prima con lo stupore. Senti, c'è una raffica di domande, allora velocissime, anche la regia mi deve seguire in maniera quasi frenetica. Allora, blu, azzurro, cioè equilibrio, cosa ti rilassa e ti rasserena, ti mette in armonia con il mondo? Il mare. Il mare. Anche quando è agitato? Sì, sì, è vivo. E invece sempre sull'azzurro, vado alla quarta domanda azzurra, cosa ti manda su tutte le furie? Mi manda su tutte le furie la stupidità. E quindi di conseguenza l'ignoranza? Come conseguenza. Beh, dipende se è ignoranza. No, l'ignoranza come conseguenza della stupidità. La grettezza, ecco, forse l'abbiamo detto. La grettezza, la grettezza mi manda su tutte le furie. Colore verde, il colore del futuro, della speranza. Come immagini i tuoi prossimi 10 anni di vita? Un po' più sereni, molto costruttivi, forse anche un po' più dedicati alla mia vita privata, ai miei figli, al mio fidanzato, ai miei genitori che mi stanno un po' lontani e che così avrei occasione di vedere anche un po' di più. Time out, il tempo è scaduto, vedo dal cronometro che siamo sullo zero abbondante. Niente, adesso devo provare a ipotizzare in base alle risposte che mi hai dato qual è in questo momento il colore della tua vita, il colore predominante in questo momento, in questa fase. Charles Bukowski diceva che la differenza tra la prosa e la poesia è che la poesia dice tanto, dice troppo in pochissimo tempo e la prosa invece dice tanto e ci mette un bel po' a dirlo. Secondo me tu, Pamela Viloresi, sei la poesia perché in poco tempo ci hai detto tanto. Allora, rosso, passione, azzurro, la scelta non è facile. Tra il rosso, le passioni, il blu, l'equilibrio, verde, la speranza, giallo, le ricchezze, viola, le ferite, sono nel pieno imbarazzo. Allora, io però credo, ci devo provare, che nonostante tutto, nonostante il tuo equilibrio sia formidabile, nonostante le ferite non le nascondi e le tiri fuori e le affronti, ti ci affacci, nonostante sulla ricchezza c'hai idee ben chiare, nonostante c'hai una speranza incrollabile nel futuro, nonostante tutto questo, però io credo che la tua vita sia in questo momento sul rosso. Quindi Pamela, ti chiedo di alzarti, di spostarti sul colore rosso. Ed è giusto? No, ho sbagliato. E vabbè. Il rosso, vabbè, sono ancora piena di passioni, ma appartiene, diciamo, forse a un'altra fase della vita. Bene. E quindi il colore era? Il giallo? Le ricchezze. E vabbè. E ho sbagliato, ci riproverò. Grazie per esserti raccontata e svelata con tanta sincerità. Sai come grazie. Dice, abbiamo 2 minuti, dov'è il coso? È qua. Portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. E me la potevi recitare prima, così capivo subito. Grazie Pamela, grazie.
Eccoci, allora, di nuovo studio, subito dopo l'intervista a colore, allora, il giallo, le ricchezze. È stato bravo lui, è stata brava lei, perché rappresentava l'arcobaleno un po', Vito. No? Si è divertito. Il bianco, in realtà Michele aveva indovinato, perché io avevo detto bianco, lui la prima cosa che ha detto l'insieme dei colori, per cui in realtà... In realtà lui aveva indovinato, sì. Ma perché il giallo in realtà non mi appartiene, ahimè, la ricchezza materiale, non sono mai stata brava su quello. Però diciamo aspirare alla ricchezza. Vieni, lui intanto è sceso. Che bello vederti non indovinare una volta tanto. Pamela, lui indovina quasi sempre. Anche uno, ho fatto un'indovinata, non di te. No, ma dicevo che in realtà hai indovinato, perché io avevo detto bianco che non c'era, esatto. E tu entrando hai detto l'insieme dei colori, lo vedi? Colori, quindi in realtà vedi? Ecco, c'eravamo quasi. Quindi quando la segniamo, mi raccomando, questo non è indovinato. Però siccome tu avevi detto c'hai tanto, c'è tanto, io ero sicura, con Vito avevamo scommesso, gli avevo detto nell'orecchio indovina, con un certo tono un po' rassegnato. Ma guarda, non è facile, perché effettivamente poi veramente, ecco, non è un modo di dire, nel caso suo è veramente, cioè, un terno all'otto capire il colore, perché non è un caso che io ho esordito dicendo, cioè, dobbiamo mettere tutti i colori insieme, perché quale sfumatura della tua vita non hai saputo cogliere, ma io lo dico anche con l'occhio di chi ti ha seguito in teatro, nelle diversissime tue performance, anche nei diversi ruoli, come regista, come interprete, passando da un ruolo all'altro con nonchalance, quindi è veramente un'impresa cercare di capire il colore della vita tua. Per cui, guarda, però io ho una cosa te la volevo chiedere, al di fuori delle domande, lo insomma, facciamo Michele, lo facciamo a breve, ci interrompiamo. No, ma non mi dicono dopo la pubblicità, vero? Sì, subito dopo la pubblicità. Allora lasciamo in sospeso questa domanda, che è una domanda che entra proprio ancora di più nell'animo di Pamela Villoresi. Se non vi è bastato, ce n'è un'altra. Andiamo a fare pubblicità, poi torniamo in studio. Restate con noi. Allora, di nuovo in studio, mancano circa 10 minuti alla diretta con Lourdes, siamo in studio, vero? E ritorniamo con una domanda in sospeso. Pamela Villoresi, il nostro collega. Michele. Sì, che Michele, volete sapere qual è la domanda che avevo lasciato in sospeso per Pamela. No, conoscendo la tua attenzione, la tua sensibilità nei confronti di tutto ciò che si muove nel mondo della fede e nel mondo religioso, allora volevo chiederti sotto forma di domanda, quindi la riformulo proprio sotto, in maniera quasi da quesito, quali delle seguenti frasi di Papa Francesco ti ha colpito di più? Sentiamo. Non abbiate paura della tenerezza, non lasciatevi rubare la speranza, non siate avidi, con Cristo il cuore non invecchia mai, senza la croce non siamo discepoli del Signore, ma siamo mondani. Ma forse una delle prime due. Non abbiate paura della tenerezza, non lasciatevi rubare la speranza. Sì, opterei per la seconda in questo momento. Perché? È perché soprattutto per i giovani è difficile oggi mantenere la speranza. Gli abbiamo lasciato un mondo ben sgangherato, ben diviso, spremuto fino all'osso, non hanno lavoro, c'è pochi valori, sono stati cresciuti così malamente. Insomma, lasciandogli almeno la speranza. Almeno la speranza che loro ce la possono fare, insomma. C'era qualcosa in comune fra di voi, ho scoperto prima, durante la pausa pubblicitaria, vi state raccontando. Lo dicevo Pamela, perché insomma lei aveva... Che è successo? Tu hai detto che lei è rimasta nel frigorifero per tutti questi anni. L'ha passata in frigorifero, uguale, identica. Abbiamo fatto Mille una donna, che è stata un'esperienza difficile per le cose anche di vita, però... È interessantissimo, sì. Le storie di tutte queste donne. Oh, ci dovete pensare qua a Saturday. Un programma sul mondo femminile. TV 2000, Pamela esordiva in studio, conduceva dello studio, io facevo l'inviata e giravo per l'Italia. Un programma su che cosa? Sul mondo delle donne. Le donne scrivevano di tutte le loro cose e poi alcune venivano in studio, venivano selezionati i racconti, io trovavo la poesia, i pezzi letterari anche che riguardavano diciamo quel tipo di problema o di problematica, e in base a quello che le donne scrivevano poi si faceva la trasmissione. Anche perché la quota rosa la quota rosa della TV 2000 è molto alta, non è come nel teatro. Non c'erano come... solo donne, sai, era seguita anche da molti uomini. No, ma dico proprio la quota rosa interna, no, delle persone che lavorano a TV 2000 è alta, per cui insomma non è come nei direttori stabili del teatro. Anche qui si devono far ascoltare, no? Beh, quello sempre, chiunque si deve far ascoltare. No, scherzo. Però sai che mi piacerebbe chiedere, se posso,
Che tipo di televisione vorresti vedere tu adesso? Guarda, io credo che oggi c'è una grande opportunità perché ci sono tanti canali e anche tanti canali tematici. Quindi oggi uno può non pigliarsi quello che c'è, ma se lo può andare a scegliere se vede i programmi, no? Per cui appunto uno vuole seguire cose, avere fiducia, seguire cose con la fede, c'è la TV 2000, vuoi vedere i telegiornali all'ora in cui torni a casa, c'è il canale che fa solo telegiornali. Quello che io trovo per una persona almeno che si può muovere, che non è costretta a stare ferma tutto il giorno a casa, che veramente di invitare a scegliere le cose che si vogliono vedere, a non subire tutto quello che passa, perché è una forma attiva e non passiva, diventa, come dire, nutritiva, formativa e non così un'alluvione di quello che c'è, che come dire, ti rende passivo anche la mente. Per cui la televisione che io voglio, che tutti noi vogliamo, forse c'è, basta scegliere. Invece una domanda volevo farle proprio per un'attrice di teatro. Il momento che stiamo attraversando, storico, politico, economico, è caratterizzato da che cosa? Dalla precarietà, da... Guarda, io penso purtroppo tanto dalla tecnologia. Da che cosa è caratterizzato questo momento? Secondo me dall'ignoranza. Dall'ignoranza. Perché un giusto nutrimento culturale e spirituale che ti forma, ti mette in grado di dare risposte più adeguate a qualunque problema della vita, anche a una crisi finanziaria, no, economica. Voi pensate, io non mi stancherò mai di dirlo, che il turismo culturale incide nel PIL del nostro paese per il 13%, in Spagna del 21%, in Finlandia del 14%. Noi abbiamo più della metà del patrimonio mondiale archeologico e artistico. Non è possibile, abbiamo una miniera d'oro dove chi ci mette le mani lo fa solo per saccheggiare. Si pensa che l'arte sia una cosa, come dire, alla quale dare l'elemosina di un paese. La cultura non ci si mangia, diceva qualcuno. Esatto, non ci si mangia, invece ci si potrebbe mangiare, potrebbe incidere per il 40% del nostro PIL. Noi abbiamo non solo una responsabilità per il mondo di preservare queste cose, ma con le giuste iniziative culturali ogni borgo italiano potrebbe diventare meta irrinunciabile per un fine settimana da tutta l'Europa, ormai con i voli a basso costo. Hai sollevato un tema che in qualche modo riscalda Pamela, come si vede. Il rosso ma riscalda, no, riscalda anche me, nel senso il discorso della cultura non si mangia, abbiamo parlato più volte su come sia un falso problema, intanto perché ci si mangia, nel senso che la cultura crea lavoro, crea prodotto, crea indotto. Poi se stiamo a calcolare le cose che non sono immediatamente monetizzabili, allora dovremmo dire che anche è inutile seppellire i morti, no? Perché in qualche modo è una cosa inutile, oppure gli anziani, oppure addirittura i più deboli dovremmo fare una società veramente che discrimina e elimina tutto ciò che non è sfruttabile nell'immediato in senso economico. Sarebbe un'aberrazione totale. Distruggere il futuro. Sarebbe un'aberrazione totale. No, la cosa ancora più preoccupante è che da che cosa è caratterizzato questo momento difficile economicamente nel teatro, anche come si ripercuote nel teatro? Si ripercuote, come diceva giustamente Pamela, da un problema di mancanza di investimento culturale che comincia a dare le sue conseguenze pesanti ormai già da qualche anno. Qual è una di queste? Una di queste è che le persone che sono adibite e addette a avere un ruolo anche decisionale a volte sulle scelte culturali sono quelle che spesso, purtroppo, meno male non tutte, ma alcune di queste spesso ne sanno meno degli altri. E torniamo all'ignoranza. Nel senso che, per esempio, io ho sentito ultimamente, non faccio nomi ovviamente, ultimamente ho sentito degli addetti ai lavori che non sapevano di che cosa parlava la trappola di Pirandello che è in scena, è finito ieri lì al Teatro di Roma. Un piccolo stop, perché noi tra un minuto proprio andiamo a Lourdes, noi tutti i giorni ci colleghiamo con Lourdes per il Santo Rosario. Tantissime persone sono, come dire, in attesa di questo momento. Rivolge un piccolo pensiero a queste persone, come dire, guardano a Lourdes con una forma di speranza. In un momento molto difficile, un prete meraviglioso che si chiama Don Francesco, che sta a San Donato, alla parrocchia lì, mi ricordo che quando andai mi parlò proprio di Maria e
quello che ne ebbi fu un grande giallo, appunto. Finalmente si illuminava semplicemente il futuro. E quindi, al di là delle contingenze che ci portano a chiedere aiuto, l'importante è che si riillumini questo futuro. E Lourdes, come altri posti, certo, di fede, sono quei luoghi o quelle occasioni in cui si possono sciogliere le nostre nuvole e si può riilluminare il futuro. Grazie. Sembra bellissimo per grazie entrare a Pamela Villoresi.